Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buon sabato, state bene? Mi auguro di sì. Avete festeggiato ieri sera gli arrivi di Pogba e Di Maria? Io sì, ho fatto un bel brindisi, qualcuno mi ha accusato di aver bevuto un po' troppo, ma era il mio primo drink, quindi era abbastanza improbabile. Avrò bevuto troppa Coca-Cola a cena con la pizza, nel caso. E tutto bene, io sono contento, contentissimo della giornata di ieri, veramente una giornata che ci mancava. Vivere come tifosi, perché due acquisti del genere, ragazzi, non sono poca cosa e anzi, non sono nemmeno gli unici, dato che Cambiaso molto probabilmente lunedì farà le visite mediche con la Juventus. Dragusin ha accettato di andare al Genoa, quindi anche lui dovrebbe fare il percorso inverso. Appuntamento lunedì per vedere se sarà davvero così. E la Juventus prepara un'offerta ufficiale alla Roma per Nicolò Zaniolo. Si parla di 10 milioni di euro di prestito, 30 milioni di euro di riscatto obbligatorio. Vedremo se la Roma accetterà questa proposta, che potrebbe convincere tutti, alla fine potrebbe accontentare tutti. La Roma che non vuole contropartite ma vuole una buona cifra, la Juve che è disposta a offrirla ma non così alta come la vuole la Roma, e il calciatore che ha espresso la volontà di arrivare a Torino. Calciatore che eventualmente non potrà indossare la maglia numero 22 come ha fatto a Roma, proprio perché ieri la maglia numero 22, lasciata libera da Chiesa, che si è presa la 7, è andata sulle spalle di Angel Di Maria. Previsione abbastanza scontata, ne avevamo già parlato tante volte, anche nel video di Pogba, dell'arrivo di Pogba, dell'atterraggio di Pogba di ieri. Vi dicevo, ragazzi, Di Maria molto probabilmente prenderà la 22 e Pogba molto probabilmente prenderà la 10. Conferme ufficiali da parte della Juventus per quanto riguarda Di Maria, già pubblicate le foto sullo store, le foto sui social, Di Maria stesso già ricondiviso, Angel Di Maria 22, così come a Real Madrid. Ieri ho fatto il somaro su Twitter, ho detto: ragazzi, Di Maria col 22 Real Madrid ha riportato la Champions League in Spagna, dove la stavano aspettando da tanti anni. E poi sottoscritto: invece Di Maria col 22 la Juventus riporterà un'eliminazione ai gironi che mancava da tanti anni, perché ovviamente noi non possiamo assolutamente pensare di vincere la Champions, è una roba che non ti deve neanche sfiorarci l'anticamera del cervello. E per quanto non sia ancora stato ufficializzato dalla Juventus, o magari mentre pubblicherò questo video lo sarà già, Pogba vestirà nuovamente la maglia numero 10, e anche di questo ieri ho fatto una bella foto che ho messo su Instagram, l'ho messa anche qua su YouTube, di Pogba 10, una vecchia maglia che aveva indossato nella sua ultima stagione alla Juventus, tra l'altro maglia bellissima nera che ho utilizzato come immagine profilo dei miei social da un paio di mesi a questa parte, proprio per scaramanzia. E alla fine è andato tutto bene, Pogba è tornato ad essere un calciatore della Juventus, sarà la seconda ufficialità di questo calciomercato e vestirà nuovamente la maglia numero 10. Ora, io ho già fatto un video su questa cosa dicendovi che non ero favorevole al ritorno di Pogba con la 10, non al ritorno di Pogba. Io sono contentissimo che sia tornato Pogba, sono felicissimo, gasatissimo. Se ieri abbiamo fatto una live reaction all'atterraggio, dovrebbe farvi capire questa cosa quanto io sia contento del ritorno di Pogba. Non sono proprio invece dell'idea che sia giusto restituirgli la maglia numero 10, per più motivazioni. Tanto la prima, perché la maglia numero 10 per me è importante, è qualcosa di sacro. E sarà perché sono cresciuto in questa epoca qua, di questi giocatori qua, con Buffon, con Totti, con gente che la maglia numero 10 la voleva per essere un simbolo, un po' come poi è stato Messi in seguito a questa dinastia di grandi campioni. Ora nemmeno Messi veste più la maglia numero 10, quella appartiene a Neymar, al PSG. Messi si è dovuto accontentare della 30. E quindi vi dico, sì, nel mio immaginario collettivo la 10 è una maglia importante. Se l'hai già indossata la Juventus e poi hai deciso di andare via, nessun problema, puoi decidere di andare via. Però poi quando torni, se torni, non è un problema il tuo ritorno, quanto più che poi la 10 te la devi rimeritare. Io sono di questa idea. Però sono anche un po' boomer da questo punto di vista, proprio per quello che vi dicevo prima, sono aggrappato a un passato. Credo che oggi la maglia numero 10 non abbia lo stesso significato che aveva una volta, e che anzi sia stato portato a livello marketing in maniera assoluta. Pogba è sponsor Adidas, Juventus è sponsor Adidas, la maglia numero 10 è stata lasciata libera da Paulo Dybala, e quindi Adidas avrà interesse a vedere Paul Pogba con la maglia numero 10 della Juventus, perché è brand, perché è marketing, perché vende le magliette. Io stesso vi dico che sto seriamente pensando di acquistare la maglia nera, quella che sarà la seconda maglia dell'anno prossimo, di Pogba numero 10, per andare sulla falsa riga di quella che già possiedo. Buffon
dopo 6 anni, avere nuovamente una maglia di Pogba della Juventus, nuovamente nera, bellissima, esattamente come quella, e ancora una volta Pogba 10, che è il numero che ti fa innamorare del calcio, beh, è fantastico. Ve l'avevo detto, io non ero né favorevole a 10 Chiesa, né favorevole a 10 Pogba, perché nessuno dei due è un 10 effettivamente. Però sarei stato gasatissimo, in ogni caso, di vederli. Avrei comprato la 10 di Chiesa senza pensarci su due volte, e probabilmente comprerò la 10 di Pogba. Perché tante volte è più il numero che il calciatore. Cioè, se devo andare in una gerarchia, c'è la squadra. Tu compri una maglia di quella squadra perché è quella squadra, perché tifi e ti innamori di quella squadra. Poi c'è il numero. Sei innamorato anche dei numeri. Ti riportano qualcosa alla mente. E infine il calciatore, che è la variabile più variabile, permettetemi la ripetizione, perché oggi c'è, domani non c'è. Dybala 10, come era Pogba 10, come sarà De Ligt 4, la maglia della Juve col 4 continueranno a stamparla, la maglia della Juve col 10 continueranno a stamparla. Poi il possessore sarà semplicemente diverso. E quindi sì, mi sento abbastanza un fanboy in questo momento, perché la mia parte razionale ragiona e pensa che la 10 non è uno scherzo, e non è che uno va, torna, riprende la 10, e sono cose che non mi piacciono. Dall'altra parte però la mia parte razionale è presa di sopravvento, è stata completamente ricoperta dal resto del mio pensiero, e cioè che Pogba 10 spacca, è inutile girarci intorno, e quindi sì, molto probabilmente continuerò a ragionare sull'idea di comprare, di acquistare la seconda maglia della Juventus con Pogba 10, e valutare se prendere anche la prima maglia nuovamente, perché come sapete io ho quella di Chiellini, con Chiesa 20, Chiesa 22, Chiesa 7 o Di Maria 22. Li stavo riunendo tutti in un'unica entità. Fatemi sapere un po' se anche voi state ragionando su questi acquisti, ma soprattutto vorrei anche tirare in ballo un argomento riguardante Pogba col 10. Ricorderete, nell'ultima stagione alla Juve, cioè l'unica nella quale Pogba ha indossato il 10 della Juventus, era partito un po' sottotono, diciamo così, sottotono, ma tutta la stagione della Juve era partita sottotono. Poi abbiamo fatto quella rimonta fantastica a scudetto, che tra l'altro sto raccontando proprio in questi giorni, spoiler dal futuro, e Pogba sentiva il peso del 10 della Juventus, era arrivato a sentirlo, e infatti il vecchio mental coach, il motivatore di Bonucci, con un pennarello esattamente come questo, di fianco all'1 ha aggiunto un più 5, perché 1 più 5 fa 6, e quindi Pogba si sentiva un po' di più a suo agio nell'indossare una maglia che era già sua e che nei 3 anni precedenti l'aveva visto assoluto protagonista. E quella cosa aveva funzionato, Pogba aveva pure fatto gol in quel derby. Poi capisco che tanti staranno dicendo è una cavolata. Lo è, scrivere con un pennarello su una maglia un numero che sommato ad un altro numero ti dà un numero diverso è una cavolata. Così come Zamorano era 1 più 8, è una cavolata. Lo è. Però tanti giocatori, soprattutto nei momenti difficili della stagione, hanno bisogno anche di quella cavolata per riuscire a dare quel qualcosa in più a livello mentale. E quindi io spero che questa cosa del marketing, della 10, della figaggine di avere Pogba col 10, poi non vada ad influire sulle prestazioni del ragazzo appesantendolo troppo a livello mentale. Va benissimo, gli diamo il 10, ormai c'è poco da fare, ha preso il 10, gli è andato il 10, e quindi questo è, comprerò la maglia perché assolutamente mi sento un fanboy di questa storia qua, e perché il numero 10, ragazzi, secondo me su una maglietta è quello più bello in assoluto da vedere, perché lo riempie bene, la maglia numero 10 è proprio bella da vedere, e quindi eccoci qua. Però spero che non vada a danneggiare Pogba qui dentro, perché poi sappiamo che lo sport è un insieme, no? di preparazione atletica, di preparazione proprio a livello di studio, ma anche tanto di psicologia. La psicologia sta entrando sempre più frequentemente all'interno del mondo del calcio. Vediamo che se sarà così anche con Pogba. Spero di no, anzi credo che in questo momento abbia le spalle più larghe rispetto a 6 anni fa, non è più un ragazzino, ora oggi è un uomo, un padre di famiglia, molto più responsabile, però 10 della Juventus è sempre il 10 della Juventus.